augurio che voglio fare a Don Paolo, che vogliamo fare, che io faccio da sindaco a Don Paolo, riprendo le parole che ho ascoltato ieri direttamente da Don Paolo. Mi ha colpito soprattutto quando durante la predica ha sempre parlato al plurale. E beh, questo è un bel segnale. Non ha mai parlato al singolare. Un impegno di tutti. Dobbiamo stare insieme. Dobbiamo pensare alla nostra comunità come una comunità dove ognuno ha il proprio compito e il proprio ruolo, ma non dobbiamo mai pensare che quel ruolo si svolga da soli. E queste sono le parole con cui Don Paolo entrava nell'altro pezzo della comunità pastorale a Cassinamate, e quindi oggi nell'augurio riprendo quelle parole. Mi ha fatto venire in mente una enciclica straordinaria, quella di Papa Francesco, sulla cura della casa comune. E questo è il significato, che non dobbiamo mai pensare di essere soli nell'occuparci della casa comune. Allora, Don Paolo, lei mi ha trasmesso questo, quello che lei comincia questo cammino, e lo comincia sapendo che ci siamo tutti noi accanto a lui. Ci sono le persone che più le sono vicine, Don Simone, Don Andrea, tutte le persone che negli oratori insieme a lei collaborano alla cura della casa comune. E quindi questo richiamo forte che ha fatto dicendo io arrivo, lei è arrivato anche in maniera un po' silenziosa, piccoli passi, senza farsi notare, osservando la sua nuova casa comune, perché prima voleva conoscere, vuole conoscere la sua nuova casa comune. Beh, il nostro compito sarà quello di fargliela conoscere, di non lasciarla mai sola. E allora io non voglio rubare molto tempo, voglio solo dirle una cosa. Lei ha cominciato girando in bicicletta tra Palazzola e Cassinamate, imparando a conoscere la sua nuova casa. Noi piano piano le apriremo le nostre porte, le porteremo i nostri figli, lei farà da guida alle nostre famiglie. E l'augurio che le faccio, adesso entreremo e lo accompagneremo dentro la sua nuova chiesa, è quella che quando, ecco, così concludo, quando girerà in bicicletta per Paderno, per Palazzolo, per Cassinamate, e quando girerà in bicicletta, il suo lavoro che io le faccio è che lei si giri e che guardi dietro e vedrà tante altre biciclette che la seguono, perché allora vorrà dire che quella cura della casa comune sarà una cura di tutti quanti. E questo è l'augurio che le faccio di cuore da parte di tutti noi, quella di non lasciarlo mai solo in questo lungo cammino che farà insieme a noi. Grazie Don Paolo. La successione apostolica, ininterrotta nella Chiesa, ha conservato in essa la vitalità della fede, immutata dai tempi della sua fondazione. Oggi stiamo vivendo questo stesso slancio vitale. Il Vescovo, successore degli Apostoli, manda in questa parrocchia un suo sacerdote, perché dal punto stesso ove essa oggi è arrivata, egli ne riprenda la guida per condurla nel cammino della fede. Accogliendo un amico desiderato, gli spalanchiamo la porta della nostra casa. Questa chiesa, casa di tutti e fatta da ognuno di noi, si apre ora al suo parroco, spalancandogli le porte. Ora il nuovo prevosto Don Paolo riceve simbolicamente dal vicario, Monsignor Cresseri, le chiavi della chiesa parrocchiale. Rispondiamo adesso all'invocazione cantando il ritornello. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. E questa è la porta del Signore. Per essa entra.